Buongiorno cari lovers! Buongiorno a tutti! E benvenuti in questo nuovissimo video! Al Grande Fratello VIP, nuovi concorrenti sono pronti a varcare la porta rossa! Ma ecco chi entrerà per sostituire Alex Belli! Adesso Alex Belli non c'è più, c'è bisogno di qualcun altro che faccia casino, no? A causa del prolungamento sino a marzo 2022, al GF VIP c'è necessità di far entrare nuovi concorrenti. Alcuni sono entrati nella scorsa settimana, ma all'appello ne mancano ancora alcuni. E la domanda omnia è: ma chi entrerà prossimamente nella casa? Si erano fatti vari nomi in questi giorni, ma solo ora è giunta la conferma di uno dei prossimi ingressi. Sarà quello di Eva Grimaldi. Cioè, Eva Grimaldi dovrebbe sostituire Alex Belli. Vabbè. L'attrice sessantenne quindi varcherà a breve la porticina rossa, magari già nella prossima diretta. È stata proprio la Grimaldi a dare l'annuncio attraverso le pagine del settimanale Chi, dove ha sottolineato che passerà per la prima volta il Natale lontano dalla moglie Imma Battaglia, con cui si è unita civilmente nel 2019. La Grimaldi ha ammesso di essere gelosissima e pertanto ha lanciato una sorta di avvertimento alla sua Imma. Ha anche ammesso di fidarsi della moglie e pertanto sembra lontana l'ipotesi di qualche scenata in diretta TV. Ergo non va a sostituire Alex Belli. Eva è pronta dunque a movimentare le dinamiche della casa, anche se ha dichiarato di voler entrare in punta di piedi, rispettando il fatto che il gruppo vive insieme già da parecchi mesi. Vuole viversi questa nuova esperienza con leggerezza. Seppur conosca molti ex geffini, pare che la nostra Eva non abbia chiesto nessun consiglio a loro. Vuole fare il reality senza condizionamenti e a modo suo. E mi sembra cosa buona e giusta. La Grimaldi pare molto sicura di sé e attraverso le pagine di Chi, chissà perché, traspare il fatto che voglia affrontare questa nuova adventure con molta tenacia. Può sicuramente contare sul supporto della moglie Imma, la quale capisce che per lei si tratta di lavoro e di una sfida. Per la Grimaldi, quindi, l'ingresso al GF VIP significa rimettersi in gioco, un nuovo percorso, visto che considera il GF come uno spaccato della società. Ha voglia di raccontarsi e questo non può che essere un punto a suo favore. Per il momento non ha espresso una preferenza sui vipponi presenti in casa. Forse non si vuole esporre prima del previsto. Non è il primo reality, giusto per fare un po' di gossip, al quale partecipa Eva Grimaldi, eh? L'abbiamo vista all'Isola dei Famosi e a Pechino Express. Senza dimenticare la sua partecipazione a Bailando con le Stelle. È però da tempo che non la si vede in TV. Il GF VIP è quindi una grandissima opportunità per dare smalto alla sua carriera e per farsi conoscere meglio, soprattutto dopo, vi ricordiamo, il famoso coming out e le rivelazioni della sua relazione fake con Gabriel Garco durata ben 8 anni. Eva, dunque, le valigie pronte e presto la vedremo a varcare la porta rossa di Cinecittà. D'altronde c'è bisogno di una nuova sferzata di energia dopo l'inaspettato addio di Alex Belli avvenuto nella scorsa puntata. A dire il vero, l'attore è stato squalificato per aver violato le norme anti-Covid. Quindi non se n'è andato per sua volontà, l'hanno proprio mandato. Un addio che comunque ha stravolto gli equilibri della casa. Ora non resta altro da capire come verrà accolta dagli altri concorrenti la nostra super Evona Grimaldona. Ebbene, vi piace come concorrente Eva Grimaldi? Insomma, a me sembra strano, no? Che, diciamo, questi protagonisti non vengono più presi per fare le fiction. Mi sembra davvero strano perché sono nati come attori, no? Se vi ricordate Eva Grimaldi, Gabriel Garco fa parte della stessa scuderia, non fanno più film, ma anche Adua Del Vesco, infatti lo stavo dicendo. Quindi, ragazzi, sembra stranissimo che non vengano più presi a fare il loro, no? Ecco.
A me non sembra poi tanto strano perché in effetti loro, tutti questi, erano attori che facevano fiction, dove li hanno mandati al Grande Fratello, che dovrebbe essere un reality, ma in realtà è una fiction perché recitano dei ruoli. Quindi alla fine possiamo dire che i reality non sono altro che le fiction 2.0, che sempre di fiction si tratta, sempre di storielle che ci raccontano, no? Beh, l'ultima di Alex Belli, voglio dire, è la prova. Tutti infatti l'hanno paragonata a 100 vetrine 2.0, quindi alla fine, se andiamo a vedere, mescoli l'ordine degli addendi, ma il risultato non cambia. Va bene ragazzi, per il momento è tutto, continuate a seguirci perché Nat e Giusy non vi lasceranno mai soli, mi raccomando, stiamo triplicando, raddoppiando, quadruplicando per stare il più possibile con voi, fateci vedere anche la vostra presenza, grazie. Sì. Qui sotto c'è lo spazio per i commenti, commentate come se non ci fossero domani, mettete like e ci vediamo al prossimo video, ciao bellazzi!